Buongiorno raga, dalla location diversa penserete ma che video è questo? Però se poi guardate l'angolino, ahimè è uno studiamo insieme. Diciamo che lo studio va talmente male che sono entrata nella modalità proviamole tutte. Quindi oggi proviamo la modalità cambiamo location. Io sono ancora al capitolo 6 di questo libro, non so quanti video ho fatto sul capitolo 6, penso troppi. Sono le 9:50 di mattina, il mio obiettivo è arrivare almeno entro l'una alla fine di questo capitolo. Innanzitutto devo ripetere da pagina 141 a 144. Poi qua c'è stata una mega crisi, non ho capito niente. E ora c'è da capire, se queste cose non le faccio la mattina fresca non le capirò mai. Ci sentiamo tra un'oretta dove spero di aver risolto sta roba. Mi sono messa in questa nuova postazione perché arriva una luce stupenda. Mi sento proprio ispirata a studiare. This is the day in cui cavolo vado avanti finalmente, spero. Allora, la giornata di studio inizia davvero di me. Ho provato a rileggere e non ho capito. Ho chiamato mio babbo che fa l'avvocato, mi ha spiegato tutte altre cose e non ho capito niente. Però dato che questo esame voglio riuscire a darlo, quindi non posso rimanere bloccata su ste pagine senza oltretutto arrivare a nulla poi, me le terrò per la settimana di chiusura che mi farò da mio babbo in Toscana. Questi poi sono due capitoli lunghissimi su cose sì, ok, da fare, ma... Quindi li farò tipo a tempo perso la sera invece di dormire. E siamo arrivati al capitolo 9, wow! Ore 11:20, ho fatto le prime due paginette del nuovo capitolo. Capirete che sono quelle introduttive, quindi quelle più semplici, però comunque è un traguardo. Allora raga, è mezzogiorno e mezza, il tempo vola quando ci si diverte. Sono andata avanti, sono arrivata a pagina 297. Adesso ho un altro capitolo che arriva fino a pagina 300, dai. Ringraziamo i 3000 esempi che ovviamente non studierò di queste pagine, perché sono le 13:45 appena scoccate e sono arrivata a pagina 300. Quindi adesso abbiamo da 300 a 302. Ore 2:50, siamo arrivati a pagina 302. Adesso fino alle 4 mi faccio una bella pausa pranzo e mi guardo un po' di casa a prima vista. Allora raga, ben ritrovati, sono le 6. La pausa pranzo è durata un po' tanto, mi ha preso un po' da biocco, non avevo troppa voglia. Però adesso fino alle 8 stiamo qua, anche se è sabato. Vorrei arrivare almeno a pagina 307 da 303. Come non detto, sono le 7, il libro si chiude, domani è una nuova giornata. Questa sera non è che farò grandi serate, però comunque domani mattina dobbiamo ristudiare. Quindi adesso mi faccio 2 ore di aria. Vi mando un bacione.